Come se li è procurati Saturno i suoi affascinanti anelli? Stando ai risultati di una serie di simulazioni della NASA, a fargliene omaggio è stata la collisione fra due lune ghiacciate in orbita attorno al gigante gassoso. Collisione avvenuta centinaia di milioni d'anni fa che avrebbe prodotto una quantità pazzesca di detriti. Inizialmente sparsi dappertutto, ma tenuti comunque al guinzaglio dall'enorme attrazione gravitazionale del pianeta, proprio questi detriti, scontrandosi e ricombinandosi, hanno finito per dare origine a nuove lune. Questo è ciò che dicono i risultati della simulazione. Mentre i frammenti di puro ghiaccio rimasti più vicini al pianeta si sono ridisposti e ridistribuiti ordinatamente fino a forgiare, per l'appunto, gli anelli. Un risultato questo in linea con le teorie secondo le quali gli anelli sono strutture recenti e che apre a nuove domande. Se anche alcune lune sono così giovani, questo ha qualche implicazione per la ricerca della vita nei loro oceani sotterranei? Le ricerche ora in corso e quelle future ci aiuteranno a rispondere e a conoscere meglio questo incantevole pianeta e i mondi ghiacciati che gli orbitano attorno.